Ciao, bentornate e bentornati al nostro appuntamento con lo stretching e la mobilità articolare. Ciao Musa. C'è Musa che vi saluta. Oggi ci servirà un mattoncino o un libro o un cuscino un pochino spesso. Se avete un cuscino molto morbido prendetene due, così non rischiate di sprofondare troppo. Ci dovremo appoggiare la testa ed eventualmente le mani. Per qualche posizione che magari vi risulta un pochino, potrebbe risultare un pochino impegnativa. Niente, iniziamo, ci mettiamo sdraiate sul nostro tappetino, a pancia in su. Gambe piegate, aspettate che tolgo i miei calzettoni. Allora, braccia lungo i fianchi, oggi lavoreremo un po' sulla mobilità di bacino e colonna lombare. Andremo ad allungare la muscolatura posteriore, quindi i quadrati dei lombi. Le gambe sono leggermente separate tra di loro, le braccia lungo i fianchi. Distendiamo bene la colonna. Apriamo il petto e le spalle, la colonna è in neutro, quindi un piccolo spazio sotto la zona lombare, colonna dorsale bene in appoggio, colonna cervicale, anche lei staccata. Musa, per favore, spostati. Colonna cervicale staccata da terra, per ora il supporto non ci serve, rimaniamo in appoggio. A meno che abbiate la necessità di metterlo, allora mettetelo, ma se di solito non lo utilizzate, non mettetelo. Cominciamo solo a respirare con la pancia, senza modificare la nostra curvatura lombare. Inspirando l'addome si gonfia, espirando l'addome si svuota. Portiamo le mani in appoggio sull'addome in modo da appoggiare la parte terminale del palmo sulle creste iliache, quindi le dita convergeranno al centro dell'addome. E se riusciamo, seguiamo la respirazione ed eseguiamo delle retroversioni del bacino. Quindi inspiro, espirando vado ad appiattire la colonna, ruotando il bacino, quindi portando il pube verso l'alto. Inspirando vado a staccare la colonna lombare da terra, quindi creo spazio, creo una specie di ponte, ruotando il bacino in avanti, il pube andrà verso il pavimento. Espiro, ritorno. Inspiro, creo spazio. Espiro, annullo questo spazio. Sempre con moderazione, senza forzare. Se sentite dolore, vi fermate prima, fate il movimento più piccolo. Non è necessario eccedere, esagerare con i movimenti, ok? L'importante è avere la consapevolezza e la percezione di quello che stiamo facendo. Quindi inspiro, ruoto il bacino avanti, espiro, ruoto il bacino indietro. Inspiro, faccio spazio sotto la lombare, espiro, annullo questo spazio, lo facciamo ancora una volta. E ritorniamo in neutro. Il neutro è la posizione fisiologica della nostra colonna. Quindi riportiamo le braccia lungo i fianchi, senza modificare nulla della nostra colonna e del nostro bacino. Alternando portiamo un ginocchio verso la spalla, senza forzare, anche qui inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Non esagero nella flessione, altrimenti vado ad appiattire la colonna lombare, quindi trovo il giusto compromesso, inspiro, espiro, ora solo con la gamba destra, inspira, distendi avanti a te, espira, inspira,
Espira. Mantieni l'addome attivo in modo da non modificare la curva lombare. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Ancora due. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Riappoggia il piede. E cambiamo gamba. Inspira. Espira. Stesso lavoro. La colonna non modifica le sue curve. È lunga, le spalle aperte. L'addome attivo per evitare di spanciare, per evitare di ruotare il bacino in avanti. Ancora tre. Ancora due. Ancora uno. E appoggiamo. Bene. Divarichiamo i piedi, divarichiamo le ginocchia, le teniamo piegate alla larghezza del bacino, scusatemi, del tappetino. Le braccia si spostano un poco e ora lasciamo cadere le ginocchia da un lato e dall'altro. Inspira quando vai in centro, espira quando fai cadere le ginocchia. Lascia che le gambe arrivino dove riescono ad arrivare. Se non arrivano a terra non importa. Mantieni però le spalle il più vicine possibile a terra. Facciamo gli ultimi due, destra-sinistra. Torniamo in centro, avviciniamo le gambe, avviciniamo i piedi, divarichiamo le ginocchia, uniamo le piante dei piedi e lasciamo cadere le ginocchia verso il basso. Attenzione che in questa posizione, per qualcuno che ha magari la tendenza ad avere un'iperlordosi o ha comunque un'iperlordosi a livello lombare, può risultare molto più facile cadere in avanti col bacino. Quindi cerchiamo di mantenere comunque il neutro, quindi non appiccicata la schiena a terra, ma nemmeno troppo inarcata, quindi la giusta via di mezzo. Respira. Portiamo le braccia fuori all'altezza delle spalle, con i palmi verso il basso. E sempre in modo alternato andremo a chiudere un ginocchio sopra l'altro. Quindi il ginocchio destro andrà verso sinistra, ritorno in centro inspirando, espirando il ginocchio sinistro andrà verso destra. Non importa se le ginocchia non arrivano una a contatto con l'altra. L'importante è mantenere la spalla opposta appoggiata a terra. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, con calma, con gradualità, la testa rimane rivolta verso il soffitto, verso l'alto. Facciamo gli ultimi due, facciamo l'ultimo, ritorniamo in centro, chiudiamo le ginocchia, distendiamo solo la gamba sinistra a terra, avviciniamo il ginocchio destro al petto,
La mano sinistra andrà ad agganciare il ginocchio e lo tirerà verso il pavimento, mantenendo sempre la spalla destra ben in appoggio a terra. Cerca di rilassare l'addome, la schiena, il bacino, la gamba destra, in modo che ad ogni respiro le tensioni man mano si lasciano andare e il tuo ginocchio riesca a scendere un pochino di più. Al prossimo inspiro, lentamente aiutandoci con la mano, torniamo in centro. Distendiamo a terra la gamba destra, ritroviamo un momento il centro con il nostro bacino. Portiamo il ginocchio sinistro al petto. Con la mano destra andiamo ad afferrarlo e ci aiutiamo per farlo scendere verso il basso, verso destra questa volta. Rilassa le spalle, mantieni la spalla sinistra in appoggio a terra. Rilassa addome, bacino, gamba e lascia che sia il respiro a guidarti. E al prossimo inspiro, aiutati con la mano per tornare in centro, distendi un istante la gamba, ritrova il giusto posizionamento del tuo corpo, torna a flettere le ginocchia e ad aprirle, a divaricarle come abbiamo fatto prima. E ancora come prima, chiudiamo il ginocchio destro sopra il sinistro espirando, inspiro, torno in centro. Espiro, sinistro sopra il destro. E prova a vedere se rispetto a prima riesci ad andare un pochino più in là, sempre tenendo bene le spalle ancorate a terra. Fermeremo nel centro e prendiamo il nostro mattoncino, il nostro supporto, quello che abbiamo a disposizione, lo mettiamo sotto la testa. Fate in modo che sporga un pochino di più a sinistra, ok? Quindi appoggiatevi più sul bordo di destra del vostro supporto. Portiamo le ginocchia a sinistra. Le ginocchia e le gambe rimarranno ferme e da qui portiamo la mano destra sopra la sinistra, ruotando anche la testa. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Prima avevamo ferme le gambe, scusate, ferme le braccia e muovevamo le gambe. Ora il contrario, espiro, inspiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora uno, inspiro, espiro, torniamo in centro, divarichiamo anche le gambe. Spostiamo il nostro supporto dall'altra parte, quindi la testa sarà più sul bordo sinistro, mentre avremo un po' più di spazio sul bordo destro. Ora mi girerò dandovi le spalle, perdonatemi. Chiudiamo le ginocchia verso destra,
Avviciniamo magari un pochino anche le ginocchia al petto. Inspira. Espirando, porta il braccio sinistro sopra il destro. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Ci sarà un lato preferenziale, un lato in cui non fate particolarmente fatica, un lato in cui sentite che la vostra schiena si muove, che ruota senza problemi. È abbastanza normale avere più tensione da una parte rispetto all'altra. Ancora due. Espira. Inspira. Espira, inspira, riporta anche la gamba in apertura, chiudi le ginocchia, abbracciale. E lentamente ruotando su un fianco, appoggiamo le mani e ci sediamo. Con calma, piano piano, se vi gira la testa, fatelo lentamente. Bene, ci mettiamo gambe incrociate o con una gamba davanti all'altra. Raddrizziamo bene la nostra colonna, il mattoncino per il momento lo teniamo da parte. Cerchiamo di distenderci bene verso l'alto, come se un filo ci tirasse per la testa. Apriamo le spalle, l'addome è sempre un pochino in tensione per evitare di spanciare troppo in avanti. Il bacino ruota leggermente avanti. Se avete necessità, come sempre da sedute, potete utilizzare il supporto, mi raccomando. Se vi sentite chiuse e non riuscite a mantenere una posizione retta, mettete il supporto. Vi aiuta, vi dà una mano, vi evita troppe tensioni a livello della colonna, soprattutto nella dorsale. Ed evita di andare a sovraccaricare le vertebre lombari, ok? Un bel respiro profondo. E ora camminiamo avanti con le mani, dove riusciamo ad arrivare? Senza fretta, la colonna si curva, le braccia si appoggiano se riusciamo, lasciamo cadere la testa. E lentamente ritorniamo su, piano piano, camminando con le mani all'indietro. Raddrizziamo nuovamente la colonna, invertiamo l'incrocio delle gambe o il posizionamento se abbiamo una gamba davanti all'altra. Ritorniamo con le mani a terra, camminiamo nuovamente avanti. E lentamente, camminando indietro con le mani, risaliamo. Bene, se siete più comode con l'altro incrocio, ritornate pure. Lavoreremo in lateralità, quindi in flessione laterale. Una mano rimane a terra, il braccio destro sale, la mano sinistra rimane appoggiata e mi fletto. Inizialmente con calma. Inspira in centro. Espira camminando in là con la mano e cercando ad ogni movimento di scendere un pochino di più. Il fianco destro spinge verso il basso. Ancora uno. E cambiamo. Inspiro. Espiro. Il fianco sinistro spinge verso il basso.
Ogni volta che scendi, vai un pochino più in là con la mano destra. Cerca di mantenere il petto aperto per il momento, come se fossi appoggiata ad un muro e stessi scivolando lungo questo muro. Ancora uno. Torno in centro, abbasso il braccio. Riportiamo il braccio destro in alto. Camminiamo, camminiamo, camminiamo e manterremo la posizione. Spingi giù il fianco destro, puoi piegare un pochino il gomito sinistro, per il momento rimani in apertura. Dovresti sentire allungare tutta la parte laterale. Torna in centro, piano piano, solleva il sinistro, cammina bene in là con la mano destra, rilassa il braccio a terra, apri il petto e allunga. Crea una piccola spinta, ma leggerissima spinta con la mano destra che è a terra, non troppo, proprio leggera leggera. Cioè non lasciarlo completamente abbandonato, una piccola spinta. Sentirai subito allungare un pochino di più il fianco sinistro, ovviamente. Ritorno, inspiro. Espiro. Aggiungiamo alla flessione laterale una piccola torsione. Quindi cammino mentre il braccio sale giù il fianco destro. Inspira. Espirando ruota portando la spalla destra verso il pavimento. Inspiro, apro. Espiro, ruoto. Non chiuderti, ma cerca sempre di allungare, come se la tua mano volesse raggiungere qualcosa di molto lontano. Inspiro. Espiro, ruota. Inspiro. Espiro. E ancora uno. Inspiro. Espiro, rimani qua. Sento una piccola spinta della mano sinistra contro il pavimento, mentre il braccio destro vuole allungarsi e nel contempo la colonna ruota. Continua a respirare. Inspirando, torna in centro, apri. E poi risalgo, espira. Sciogli un attimo le braccia e le spalle, il collo se ne hai bisogno, lascialo cadere in avanti. E ripetiamo dall'altra parte, sentite già che differenza tra un lato e l'altro. Il braccio sinistro sale, la mano cammina, il fianco sinistro si abbassa, mi allungo, inspiro. Espiro, creo una torsione portando la spalla sinistra verso il basso. Inspiro, apro. Espiro. Inspiro. Espiro, vai a prendere qualcosa di lontano con la tua mano sinistra. Inspira. Espira. E l'ultimo, inspira, espira, rimani, continua a respirare, la mano destra spinge un pochino in modo da spingere giù il fianco sinistro, il braccio sinistro si allunga, respira.
E al prossimo inspiro apro. Ed espirando risalgo. Sciogliamo un momento. Ci agganciamo con le mani alle ginocchia. Inspiro, distendo, apro il petto, creo una leggera estensione della colonna lombare. Espiro, mando dentro sterno e ombelico e distendo il lungo. E ancora inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Ritorno in centro. Appoggio i piedi avanti a me. Separate le gambe. Leggermente piegate le ginocchia. Scivoliamo con le mani lungo le gambe e rilassiamo. Piano piano camminiamo su, torniamo dritte con la schiena e ci mettiamo in quadrupedia. Portiamo le mani sotto le spalle, le ginocchia bene sotto i fianchi, quindi dita delle mani bene aperte, braccia distese, spalle lontane dalle orecchie, ginocchia separate, tibie e dorso dei piedi bene in appoggio. Portiamo l'attenzione al nostro bacino e alla colonna lombare. Quindi come abbiamo fatto a terra prima, facciamo adesso retroversione, antiversione. Quindi ruoto il bacino avanti, portando il pube in avanti e la coda tra le gambe. Inarco un po' con la schiena. Porto il pube indietro, ruoto il bacino avanti e la coda verso l'alto. E proseguo. Ancora una volta, inspiro, espiro e ci fermeremo in neutro. E portiamo la mano destra dietro la nuca. Da qui chiudo il gomito verso l'altro braccio, quindi creo una torsione. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Mi giro verso di voi. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora due, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Riappoggiamo la mano a terra, uniamo le punte dei piedi, allarghiamo un po' con le ginocchia, andiamo a sederci sui talloni e scivoliamo avanti a riposare. Possiamo mettere le mani sotto la fronte, se vogliamo. Mentre sei in questa posizione, porta il respiro nell'addome, porta il respiro nella colonna lombare. Sentirai che durante l'inspiro, oltre a gonfiarsi l'addome, si crea un detensionamento, un allungamento della colonna lombare, della muscolatura lombare.
Ritorniamo in quadrupedia. Posizione di prima, spalle sopra le mani, dita delle mani bene aperte, le ginocchia leggermente separate, portiamo la mano sinistra dietro la nuca. Inspiro, apro. Espiro, porto il gomito verso l'altro braccio. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. E l'ultima volta, inspiro. Espiro. Torno in centro, appoggio. E come prima, rilasso un momento. Portiamo le mani ai lati del viso, piano piano risaliamo e da qui, sempre dalla nostra quadrupedia, portiamo la gamba destra verso l'esterno. Appoggiamo il piede, se riusciamo lo appoggiamo rivolto con la punta in avanti, altrimenti lo possiamo distendere verso l'esterno. Trovate voi la posizione più comoda. E da qui facciamo ancora qualche torsione e poi saliremo con il busto. Braccio destro, inspiro. Questa volta creiamo una torsione un poco più grande, abbiamo un po' più di spazio. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Cerca di allineare le spalle, non portare il braccio indietro, oltre la linea verticale, ma fermati con il braccio in linea con l'alto. Espiro. Ancora una volta. Inspiro. Espiro. Camminiamo indietro e saliamo con il busto. Quindi avremo in appoggio il ginocchio destro, sinistro e il piede destro. Se vi dà fastidio il ginocchio, appoggiateci sotto un cuscino. Ok? Tenetevi il mattoncino a portata di mano a lato della gamba sinistra. Ora scivoliamo con il braccio destro lungo la gamba e risaliamo. Scivolo e inspiro, risalgo. Espiro. Inspiro dall'altra parte. Espiro. E inspiro. Dolce movimento per il momento. Espiro. Inspiro, espiro, ci fermiamo giù, appoggiamo la mano o sul mattoncino o a terra, se è troppo lontano il pavimento mettete la mano sul mattoncino, allunghiamo il braccio destro oltre la testa cercando di spingere il piede verso il pavimento e la mano dalla parte opposta. Abbassa le spalle, mantieni l'allineamento, immagina sempre di essere appoggiata ad un muro. Respira. E come abbiamo fatto prima in chiusura, lo facciamo adesso, quindi inspira. Espirando, ruota solo le spalle, il bacino rimane bene in linea. Apro, inspiro, espiro. Non venire avanti con il fianco destro, rimani là. Inspira, espira. Inspira, espira. Ancora una volta, inspira. Espira,
le mani, prova a far scendere il braccio, tieni il fianco aperto, risali e porta la gamba destra avanti. Ok, siamo in giro più o meno a 90 gradi con gli angoli. Ok, braccia avanti, spalle sempre lontane dalle orecchie. Braccio sinistro, abbiamo davanti la gamba destra, abbiamo detto. Il braccio sinistro sale, crea una torsione, senza chiudere il ginocchio rimane aperto. E torno. Dall'altra parte, braccio destro. E torno. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Ancora due per lato. Espira. Apri il ginocchio destro. Inspira. Espira. Gli ultimi due, inspira, espira, inspira, espira, torna in centro, rilassa le braccia ma mantieni la gamba avanti, dirigilo nuovamente verso di voi, ok, e da qui rifacciamo quello che abbiamo fatto prima con la gamba in fuori. Quindi vado ad appoggiarmi al mattoncino o a terra, io non ci arrivo quindi mi appoggio al mattoncino e allungo. Distendo leggermente e allungo. Ritorno, attenzione a non far cadere il ginocchio. Rimani qua. Inspira, espira, crea la torsione. Apro, inspiro. Chiudo, espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. E l'ultimo. Inspiro. Espiro, rimani. Fai scendere il braccio. Non muovere il bacino, tienilo là dov'è. Ancora un respiro e poi risali, aiutati con il braccio a terra, spingi, rilassa e riposa un momento. Scendi in avanti, rilassare la schiena e ascolta come sta la tua schiena, come stanno i tuoi lombari, i quadrati dei lombi, la colonna lombare. Saliamo piano. Ritorniamo con le ginocchia ben appoggiate, le mani a terra in quadrupedia, spostiamo il mattoncino. Portiamo fuori la gamba sinistra. Sempre se riusciamo con il piede rivolto in avanti, altrimenti trovate una giusta posizione in modo che la pianta del piede rimanga a terra. Mano destra a terra, viene in spinta il braccio. Braccio sinistro che si apre. Espiro. Apriamo la spalla, allineiamo spalle e braccia senza andare oltre con il braccio. Il braccio si ferma verticale. Espiro. Inspiro, espiro,
inspiro, espiro, e da qui risalgo. Abbiamo il mattoncino che ci aiuta nell'appoggio. Dopo, prima scivoliamo lungo la gamba, inspiro, espiro, inspiro, espiro, dall'altra parte, inspiro e scivolo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e appoggiamo la mano a terra mentre andiamo con il braccio oltre. La gamba sinistra spinge in direzione opposta rispetto al braccio che si allunga dall'altra parte. Creiamo la nostra torsione, inspira, espira, mantieni i fianchi allineati, non portare avanti il fianco sinistro. Apro, inspiro, ruoto, espiro, inspiro, espiro, e ancora due, inspiro, espiro, inspiro, espiro, rimango, lascia andare il braccio verso il basso, al prossimo inspiro risali, espirando su, portiamo avanti la gamba a sinistra, mi giro, circa 90 gradi tra le gambe e le cosce, braccia avanti, un bel respiro profondo, inspira, espirando il braccio destro sale, mi apro verso destra cercando di non chiudere la gamba sinistra, inspira, espira, inspira. Inspira, espira, giù le spalle, inspira, espira, attenzione al ginocchio sinistro, inspira, espira, ancora due per lato. Gli ultimi due, inspira, espira, inspira, espira. Torna con le braccia in centro, facciamo scendere, manteniamo il ginocchio avanti, mi giro verso di voi. Andiamo ad appoggiarci sempre al nostro mattoncino, che trovo la posizione giusta. Ok, mi appoggio, mi allungo. Il fianco spingerà dalla parte opposta, come sempre. Leggera risalita e allungo. Leggera risalita, allungo. Leggera risalita e allungo, rimango. Fianco che spinge di là, inspira, espira, torsione, apro, inspiro, espiro, inspiro, ancora due, e l'ultimo.
Manteniamo la posizione. Il braccio scende. Non perdere la posizione del bacino, non spostarti, spingi sempre verso sinistra. Risalgo, inspiro. Espiro, torno. Ritorno alla gamba. Andiamo a sederci sui talloni aprendo le ginocchia e rilassiamo per l'ultima volta. Appoggiamo le mani ai lati del viso, risaliamo piano. Possiamo stare sedute sui talloni oppure sederci a terra, come preferiamo. Un bel respiro profondo. Già nell'ultima posizione avete notato come la lombare si è lasciata andare, come siete riusciti a scendere di più verso i vostri talloni. Spero. Fatemi sapere com'è andata, come vi sentite più tardi o anche domani con la vostra schiena, e intanto facciamo un bel respiro profondo, ci allunghiamo verso l'alto, espirando lasciamo cadere le braccia lateralmente, e ancora inspiro, espiro, e l'ultima volta inspiro, espiro. Alziamo, piano piano, srotoliamo lentamente la schiena, e grazie. Grazie per esservi stretchate con me anche stasera. Noi ci vediamo la settimana prossima, vi auguro una buona serata e a presto. Ciao!